Bentornati qua sul canale. Oggi siamo qui con il nostro Tiagi per iniziare il percorso con la Lazio. E che dire, finalmente arriviamo in un campionato top europeo, il campionato italiano, e qui dovremmo, diciamo, dimostrare di poter fare grandi cose. Intanto, attività, possiamo fare qualcosina? Ma io andrei a investire abbigliamento, app per smartphone e direi che va bene così. Andiamo ad allenarci perché faremo il nostro debutto. Ah, devo mettere tutti gli allenamenti. Sempre gli stessi, mettiamo poi. Bene o male, penso che non sia un grosso problema. Penso, eh. Vediamo un secondo se si può fare. Vediamo. Non c'è nient'altro. Proprio. Eh no. Non. Vabbè, facciamo questo, va. Cos'è bonus? Bonus attività. Che cos'è bonus attività? Mai visto quel nome. Comunque, esordiamo nella Coppa Internazionale Europea, quindi un torneo pre-campionato, contro il Newcastle e entriamo al 61esimo, circa 62esimo, vicino a abbiamo Isaksen, Ederson, Patrick, che è stato pure espulso, quindi siamo anche in 10 e stiamo pareggiando. Vabbè. Vediamo cosa si può Primo fare. scorcio di partita per l'ultimo rinforzo arrivato dal mercato. Vediamo Giocatore cosa preso si per può alzare il livello fare. qualitativo della Entriamo rosa al posto proprio in quel settore. È di l'occasione Musa giusta per presentarsi ai Barrow. nuovi tifosi e mettere in mostra le qualità che hanno convinto il tecnico a puntare su di lui. Oh, subito? Tiagi. Prova ad Isaksen. aggirare la difesa. Che Ottimo il pallone filtrato. palla che ci ha dato. Tiagi. Subito, Pallone dentro, Tiagi. giornata che non È dimenticherà. passato un Debutto e minuto. gol. È passato un minuto e già timbriamo il cartellino. Però, dai, che cavolo, ma vi pare? Ma vi pare? Dove guarda? Dove Il guarda? rigore può valere la parità. Ah! Palla in rete, non sbaglia dagli 11 metri. Non me ne sono accorto che guardava a sinistra. Comunque, 3 minuti, 2 gol. Vabbè, che gioco particolare. Arbitro, si levi. Mecha, buona la palla. Sidilla. Non è solo qui. Sì, però ragazzi, facciamoci vedere. Buono. Tiagi. No. Risolve lui. Palla Ancora nostra. Dest, Serginio Dest pure. Guardalo. la No, me. conclusione. Non ci credo. Comunque la Lazio ha una bella squadra, di base. Non sono scarsi per niente. Tiagi. La doppia. Al C'è un minuto debutto. ancora da giocare. Al C'è il debutto la tiro e c'è il doppia. gol per la Che seconda volta spettacolo. nella prima Che partita su spettacolo questa questo maglia. ragazzo. Che spettacolo. Doppietta. Al debutto. Non sarà campionato. Non sarà Coppa Italia. Non sarà Champions League, sempre se ci siamo in Champions League. Mattiaggi Non c'è più tempo, arbitro sorprende che manda le subito, squadre fin negli dal primo spogliatoi. momento, Gara d'esordio per con un lui, arrivato da debutto poco. incredibile. Tecnico, se... le statistiche non mentono. Debutto veramente tanta roba. Cioè, così doppietta in mezz'ora, devo dire che non poteva iniziare meglio la nostra esperienza in quel della Lazio, insomma, comunque altro allenamento. Simuliamo. Purtroppo ormai la crescita si è un po' bloccata, eh. Devo dire che titolare, condividi i meriti. Alla fine è un gioco di squadra. E basta, direi che non c'è nient'altro. Contro il Manchester United partiamo dal primo minuto.
Vediamo di cosa siamo capaci. È arrivato il momento della verità. Si è parlato molto, lo avete letto certamente, di questa sfida nei giorni scorsi. E adesso ci siamo. Certo, perché ecco, se continuiamo così come al debutto, ragazzi, qua siamo ad Appledi, uno degli si stadi può più fare una stagione memorabile. Io me lo auguro. Cross lungo. Questa è la formazione titolare. Cross lungo per noi. Del Manchester United. Non è quello Michele buggato, purtroppo. Insieme a Casemiro come coppia. Bravissimo Isaacsen che ci arriva. L'unica punta che avrei il compito di finalizzare. No, Tiagi. Rovesciata che poi c'era pure il fallo in realtà. Ma perché? Ma perché? Cioè due rigori in due partite, ma che? Dove guarda? A sinistra. Dunque, per sbloccare il risultato. No. Freddissimo. No, il cucchiaio è nostro marchio di fabbrica, Sancho. E non puoi far così, però, non puoi rubarci il marchio di fabbrica. Non puoi, te lo dico. Ci rimaniamo male. Occhio al corner, bravo Ederson. No, ma dammi il contropiede. Ma dammi il contropiede. Lazio in attacco, bella, bellissima. O ti agi tu, mamma mia, mamma mia. Pareggio, pareggio. Ti agi ancora lui, 3 gol in 2 partite. Potrebbe essere una stagione monumentale per Asuna Tiagi. 3 gol in 2 partite è un bello score per presentarsi ai nuovi tifosi. C'è il gol, si ma cos'è? Vantaggio dunque. Sti colpi di testa schifosissimi. Vabbè, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per noi. Allora, non troppo sul portiere, occhio, bellissimo. Pallone che viene allontanato. Piagi, con calma. Ederson. Kuzanov, che non so chi sia. Cosa fa? Cosa fa un'ana? Cosa fa un'ana? Contropiede per il Manchester United. Dobbiamo stare concentrati qua. Diogo Dalot. No. Sostengono e Sancho. Già con quel cucchiaio non mi stavi molto simpatico, se posso dirtelo. E c'è il pallone in rete. Vantaggio adesso più rassicurante. Ma scusate, ma il nostro portiere che sport fa? Perché non sto capendo il nostro portiere che problemi abbia. Ci sono ancora 2 minuti da giocare. Cioè, è palese che abbia un problema. È palese, è palese. Prestazione insufficiente la loro. Cioè, ma che parate fa? Non hanno mai dato veramente. Ma che parate fa? Io veramente non comprendo le parate che fa questo portiere. Che poi non sono parate. Non sono parate, sono papere. È ben diverso dalle parate. Comunque noi i nostri gol li facciamo. È già una cosa importante questa. Però ragazzi, ci manca la fase difensiva terribilmente, ve lo dico. E mo c'è il Siviglia. Tra l'altro guardavo che il portiere è pure un 82 di overall. Dovrebbe essere di base un portiere forte sulla carta. Ma, e invece no. E invece no. Cioè, una roba patetica. Tutto pronto al Trafford. Teatro dei sogni. Scenario perfetto per questo match. Diciamo che la Lazio in sé sembra una bella squadra, però la formazione titolare con cui una cosa campo per cui sono un po' così è il portiere. Sembra un po' la pippa al sugo. Paolo Lopez, bellissimo. Oh, no, fatti vedere. E un solo riferimento. No, non ci credo. Non ci credo. Era tutto bellissimo. Era tutto bellissimo. Cross lungo per il Siviglia. Grazie. Contropiedissimo, bravissimi. Isaacsen. Non Isaacsen, infatti, come dicevo prima. Ha spazio per andare. Bella la palla. Per Mecha. Tiagi non ci arriva. Pensa lui, spazzando. Bravo Isaacsen. Tiagi. Bravissimo. Apre tutto, intelligentissimo.
Comunque se il Dilda sembra che indosi. Oh, bella. Bella, bella. Non è gol di Tiagi, ma bene lo stesso. Cioè, c'è sto Sildilla che sembra un sacco Guendouzi. Cioè, infatti, quando l'ho visto la prima volta, faccio: ma c'è ancora Guendouzi alla Lazio qua adesso? Invece, no, non è Guendouzi. Poi guardavo che era tipo terzino, dicevo: ma terzino Guendouzi non mi sembra proprio il suo ruolo ideale. Infatti, e infatti, non è lui. Non è lui. Cross lungo di Lazio. Comunque, fa ridere questo Latium. È bruttissimo. Bellissimo, bellissimo. No, vabbè, però TAG. Sto palo grida vendetta, Sto palo grida veramente vendetta. Oh, bello l'arbitro che guarda dall'altra parte. No, 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 no. È velocissimo. È velocissimo. Palla che finisce sul fondo. Per fortuna che anche, è anche un po' rintronato. Che ha sbagliato tutto, ha sbagliato. No. Bravissimi, bravissimi. Purtroppo qua Tiagi non sta segnando oggi, però abbiamo avuto delle occasioni importanti, ma non le abbiamo sfruttate. Bravo Armini. Non controlla Armini. Bene qui. Vabbè, comunque c'è gente che non conosco per niente. Ma che squadra ha la Lazio? Tipo stranissima. Hanno fatto la rivoluzione, hanno fatto qua. Spezza l'azione e rinvia. E no, Paolo Lopez. C'è il segnale di chiusura. Vabbè, vabbè, tre punti. Una vittoria di coppa, mi sa che la possiamo vincere. 6 punti in 3 partite è buono. È buono, penso che... Non so come sia girata questa coppa in realtà. Penso che ci siano dei gironi. E poi c'è la fase a eliminazione diretta. Non lo so. Che è successo? Quindi cos'è che abbiamo fatto? Non mi ha capito comunque io, eh. Ah, mi vorrebbe il Monza. Mi vorrebbe anche il Manchester United. E adesso ci pensiamo, eh. Con molta calma. Sì, ma sto torneo... Cosa abbiamo fatto? 6 punti in 3 partite? Cosa abbiamo tirato su? Cioè, fatemi capire. Non ho ben capito, onestamente. Allenamento. Cresciamo veramente poco adesso, Madonna. Siamo lenti e ammazzati. Napoli-Lazio, debutto in Serie A. Finalmente debutto in campionato. Qui capiremo la squadra cosa può dare. Cosa può dare, insomma. Speriamo bene. Speriamo, raga. Gara che io, onestamente, dovrei ancora vincere un trofeo, gli attacchi sulle difese. Dovrei ancora vincere un trofeo importante, se ci è concesso. Ci è concesso. Ma che è, Osimhen? C'è ancora Osimhen. Bella sta grafica. Lenta ammazzata, però bella, Vabbè, comunque, qua fan gol, Quanto è quotato? Prova il cross a testa. Bravo Patrick. Interviene allontanato. Ma dammi sto contropiede. Lazio in solitaria. Sì, però la grafica è bellissima. Però è un po' lenta ad andarsene via. Tiagi, subito. Al debutto. Al debutto in Serie A. Assuna. No, vabbè. No, vabbè. Ancora lui. Quarto gol in 4 partite. Incredibile. Che debutto con la Lazio, Che debutto che sta a fare. È nel momento più bello della sua carriera. Partito dall'India, è arrivato qua in Italia dopo tanti anni di gavetta. Pallone in mezzo. È il suo momento. Non fermatelo. Non fermatelo. Oh, ma gioca solo in Napoli. Cioè, a parte quella occasione così, cioè, non stiamo giocando noi. Il cross dentro per Osimhen. Mamma mia. Il portiere che para finalmente. Lazio in contropiede. Buona questa occasione. Bravo Tiagi. Bella palla. Però. Pallone che torna. Sei troppo lento, amico mio. Napoli in contropiede. Ai ai ai. 70° minuto.
È importante tenerla. È molto importante. Bravissimo, Sidilla. Contropiedissimo. Fatti vedere. Prova l'attacco. Bellissimo, Meret para. Aspetta con i pugni a Cosa spazzare l'area. fanno? Mi sa che tipo quello era praticamente autogol, eh. Ok, i portieri qua sono un po' buggati a volte. Azione da seguire. Tiagi! No, ancora Il Meret. portiere gli ha negato Ancora Meret. l'ennesima. Napoli in solitaria no, però, eh. Mancano No. 10 Eh minuti alla fine no. della gara. Allora, io ho una... Sì, vabbè. Occhio al contropiede. Può Cosa andarla fa? lì. Cosa E fa? c'è il gol. Trovano la parità proprio alla fine. Simpatico. Come contropiede? Siamo di nuovo in Che parità, cazzo? grazie al gol Ma dell'1-1. che contropiede è? Contropiede. Ci hanno fatto gol. Vabbè, Continuano ad attaccare in questi ultimi minuti di calma, gara a calma. caccia del gol vittoria. È un segno, è un segno. Fatti vedere. Però. Serve il compagno in area. Può È un avanzare segno! indisturbato. È un segno! Che È un contropiede segno! sotto, Lazio chiede solo 2! poco dal termine. Contropiede De Un Gea. uomo Abbiamo indietro fatto gol sul contro. Hanno fatto gol traversone. contropiede. Per noi. Vabbè. Di solito quando si recupera il pallone è contropiede, non quando ti fanno gol. Però vabbè, dai. Ma va benissimo, eh. Mancano Diciamo 3 che è minuti il alla fine della karma. partita. Bravo Sibilla. Però che sfiga. Il Bravo pubblico è Sildilla, come si esaltato. chiama? Arriva il Prima segnale di chiusura del vittoria. match. Formazione Prima ospite che vittoria. torna a casa con i 3 punti. La classica Bella, partita in cui la squadra non ha bella, bella, bella. niente da perdere, gioca Abbiamo senza pressione meritato, e alla fine riesce a. eh. Abbiamo meritato. Comunque è il karma. Kvaratskhelia ci ha preso per i fondelli. Cioè, facendo il fenomeno, no? Tutte queste finte, questi smarcamenti. E mo te la pigli in quel posto, Kvara. Elogio ai compagni. Eh beh. Gol vittoria di Ederson. Perché dovrei elogiare me stesso? Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? O comunque prendiamo un sacco di soldi, eh. Ora sì, eh. Ora abbiamo un buon stipendio. Ma c'è il derby? No, c'è il derby! Il derby de Roma! Il derby de Roma, eh! Che fai, te ne privi? Ce lo facciamo subito questo derby. Poi chiudiamo, però. Aspetta, 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 attività. Che succede? Investimenti. Oh, bravi. Bravi. 349.000 euro sull'unghia. Accademia Sportiva di Tiagi e Team eSports. Vai, vai, spendiamo questi soldi. Oh, al derby si deve fare grandi cose, eh. Al derby sì. Un derby Finalmente si gioca molto, col molto campo pronto a sentito. forzare via le Il derby chiacchiere della romano, vigilia. molto sentito. Bene, bene, andiamo. Siamo carichi, siamo carichi. Si rinnova l'appuntamento col grande Che calcio c'è, qui su Abraham in eSports. Oggi in attacco? programma un'altra È sfida Abraham, davvero chi è? No, interessante. Un Leje saluto anche a Gnabry. Amelia Dani, accanto a me per il commentino. Rigore per la Lazio. Ma quale Lingre? Diamo il benvenuto a Tiagi. In Italia. Col cucchiaio. No, ho Possono sbagliato. sbloccarla qui. Immobile al No. dischetto, conclusione che. No. Ho sbagliato il cucchiaio nel derby. Che brutta roba. Che poi Presa c'era comoda per il scritto. portiere su questo tiro. Se non ho detto male, c'era Mobile scritto facendo da di rettilineo poco consolida fuori. anche il dato Ammazza, l'ho numero dei sparata sulla tiri. luna. Le difese stanno Di ovviamente poco avendo la fuori. meglio sugli attacchi in un match fin qui Cancellieri. ben poche emozioni sono Cancellieri. regolate. Bello, Recupero per Xuna che si fa l'Italia, arriva vedere. anche Si vuol rapidamente. far E perdonare. attenzione, Trapp dice di no. Ma poi c'è Trapp in porta. Bella squadra la Roma, eh. Gnabry, Trapp, poi. Bravo nel saltare Che ha l'uomo. sbagliato questo?
Stavo per fare un fallo che era a rigore tutta la vita. Cancellieri, calcio di punizione da abbastanza vicino. Apre tutto. Tiagi. Tenta la conclusione. Con Tiro calma. murato e Serginio pallone ancora Dest. interessante. Tutto buono. Va centralmente. No, ma cos'è sto pallone Buona qui la lettura del schifoso? difensore. Ma cos'è sta roba? Ma cos'è? Vabbè, stavolta la faccio bene magari. Un bel cross fatto bene. Solleva la testa, c'è il cross in Oh area. no, trap! Occhio. Finisce il match con Ma che la squadra ospite che brutto! strappa un 1-0 punto a utile a muovere 0 le costine. così. Non era facile mantenere la Poco concentrazione dopo la splendida vittoria di ieri. saporito, no, 1-0 a 0 un po' bruttino da vedere, eh. 1-0 a 0 un po' così. Derby 0-0. Diciamo con quel rigore sbagliato potevamo vincerla se facevo gol, però purtroppo mi ha preso male il momento, il tempo e si è sbagliato, e si è sbagliato. Purtroppo sì. Tocca dirlo, tocca dirlo. Allora, ragazzi, vabbè, comunque 4 punti in 2 partite, direi che è un buon inizio perché abbiamo affrontato Napoli e Roma. Ci sta, ci sta. Attività, che succede? C'è qualcosa disponibile? Questo, vabbè. E basta, giusto? Giusto. Ragazzi, direi che per il momento è tutto. Devo dire che è stato un bel debutto perché, a parte il cucchiaio sbagliato nel derby, che è abbastanza bruttina come cosa, però di base ce la siamo giocata. Ce la siamo giocata. Devo dire che sono molto molto soddisfatto. E la prossima volta andremo avanti in questa Serie A. Ma tra l'altro abbiamo la Champions. C'è la Champions, ragazzi. Ma la Lazio, c'è la Coppa Italia, vabbè. Ma la Lazio, non c'è neanche la Champions. Ma porca miseria. Ma com'è possibile? Ma scusatemi, eh. Ma scusatemi, adesso, con tutto il bene del mondo. Posso vedere la Champions da qua? No, non la posso vedere. E dove si vede la Champions? Dove si vede? Non te la fanno vedere. Non te la fanno vedere. Bene. C'è neanche. Ah, forse però più avanti vengono fuori i calendari. Non lo so, ci guardiamo però. Mi sembra strano che manco la Conference, manco l'Europa League. Mi sembra molto strano, onestamente. Comunque, ragazzi, direi che è tutto. Io vi ringrazio molto e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao.